Ragazzi, iniziamo questa sessione di stretching. Ci andiamo a posizionare in questo modo. Rilassiamo un attimo. E da qua mi porto più in avanti, spingo il sedere verso l'alto, appiattisco il petto al pavimento, chiudo le scapole e allungo le spalle. Cerco di appiattire il più possibile il petto al pavimento, come se aveste qualcuno che vi sta spingendo in mezzo alle scapole. E da qua mi porto in avanti, arco bene la schiena, collo del piede appoggiato, guardo in alto, spalle lontane le orecchie. Apro sempre bene il petto. Punto i piedi, mi sollevo in via rovesciata, cerco di appoggiare i talloni a terra e di nuovo spingo il petto verso le cosce, come se qualcuno spingesse in mezzo alle scapole. Ok, da qua porto un piede in mezzo alle mani, per chi non riesce facciamo il passaggio intermedio, appoggio le ginocchia. Porto il piede in mezzo, ok? Resto lì, appoggio il ginocchio, appoggio il collo del piede, apro il petto, su, braccia, guardo avanti. E cerco di spingere, cercate di tenere il ginocchio sempre aperto. Allungo, cerco di spingere le braccia verso l'alto, allungare. Appoggio le mani, cambio gamba e qua appoggio ginocchio, appoggio collo del piede, mi sollevo, tiro. Vado sempre avanti, apro sempre il petto, spingo, allungo anche lo psoas. Allungo, ok, riappoggio le mani, porto entrambe le gambe vicine, gambe tese, resto bassa con la testa, appoggio le mani, se arrivo al tappetino bene, se arrivo alle caviglie va benissimo, uguale, l'importante è che cerco sempre di non inarcare la zona lombare ma schiacciarla, portare sempre il petto verso le cosce, qua, ok, mi metto frontale. Resto lì. Ancora. Cerco di allungarmi il più possibile, gambe tese. E da qua apro le gambe, resto al centro. Tiro le gambe tese. Cerco di buttarmi al centro, senza tirare anche l'interno coscia. E ora mi porto sulla gamba destra, entrambe le gambe sono dritte, tirerò ancora di più l'interno coscia e resto lì. Ok, mi porto dall'altro lato e continuo a tirare. Da qua al centro di nuovo chiudo le gambe e piano piano mi srotolo, lenta lenta salgo vertebra per vertebra e la testa sale per ultima. Apro un pochino le gambe, porto un braccio avanti con l'altro tiro, spalla lontana sempre dalle orecchie e petto ben aperto.
Mano a paletta, fa resistenza. Sciolgo, cambio braccio. Sciolgo e allungo verso l'alto. Come se dovessi prendere qualcosa verso la testa. Le gambe sono sempre leggermente piegate. Ok. Tre respiri profondi, prendo aria. E rilascio. Ancora due. E rilascio l'ultimo. E